questo momento ci seguiranno anche gli amici del tubo, mi stacca dell'occhio. Amici del tubo. Tiralo su. Esatto. Ciao te agricoltore, anche se ormai le visual sono andate a picco, Federico, su YouTube. Ormai hai passato la quinta puntata, quindi dopo 5 sono andate a picco pure le visual della serie Polesine, 6 puntate e morta la serie, quindi per farte capire su YouTube. Qua perlomeno siamo arrivati così ai 20, no? Esatto, 6 puntate e morte le visual, è proprio morta già la serie. Ciao Teo, ciao Brandy, buongiorno Brandy, buona domenica. Allora Federico, raccontaci di te stasera, che devi cagare. Allora raccontaci, no. Federico, raccontaci quello che faremo oggi nella puntata di allora oggi. Andremo a vendere il succo d'uva barra vino, chiamatelo come vi pare, non voglio di pensarci, e lavorare il vigneto da buttare giù le guame, togliere le foglie mamma gialle mia. E arare, cioè, mamma mia quante cose da arale, fare arale dottor, sì. Dottor Slump, allora. Avete mai visto Robby capputarsi? Perché avete mai visto Robby? No, infatti. Allora, come va signor Fabrizio? Chi è il signor Fabrizio Adami? Federico? Le porche magari. Allora. Ma piuttosto Samu Mila lo sento spento, lo sento assonnato, è come se avesse passato la notte con 7 modelle. Non mi voglio disturbare. No, tu hai passato la notte con 7 modelle, io lo so. No. Allora, sì, però vai, passo. Ah, oggi c'è la MotoGP. Oggi c'è il GP di Portimao. Sì, ora ti voglio dire una cosa che scatenerà un po' di ferio. Non so se c'è anche GD e testo. No, GD la dorme, FIA... ha detto che c'è l'ora legale. Lui non... Tanto metto anche ora l'articolo. La FIA ha abrogato la TD039. La che? Direttiva tecnica dei porpoising. Allora, quella, uno o l'altro, La direttiva tecnica introdusse nel Belgio. Ah, quella gara, quindi la Ferrari. Quindi la Ferrari torna a vincere, mo. Vedremo. Ah, se torna a vincere, non te posso dire quello che me fa. Allora, ciao Mirko, buongiorno. Abbiamo capito. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica, Mirchetto. Anche Teo sta assonnato e per forza Teo ci hanno tolto l'orina. Da quello che dice Samu Mila pare di sì, Stefano. Pare che adesso possono rifar venire il proposing e quindi vinciamo. Allora. Ancora sì, un attimo. Concendi e binotto. Ti spiego tutto. Fai tutto, Samu Mila, fai tutto, bello. Fai tutto. Che meno tanto scrivo l'articolo poi. Vai, facciamo all'amore. Allora, no. Allora. Ti presso la bomboletta, Samomi? No, ma che bomboletta? L'hanno fatto Stefano per dare l'aiutino alla Mercedes. Siccome hanno visto che l'aiutino non funziona, allora, capito? Allora. E con Gianni e Binotto mi mangio un capretto. Allora. Ma questo lo sapete perché succede? Questo succede perché se la Ferrari alzasse un po' la testa, qualcuno. A me mi sa che la Ferrari e la FIA hanno qualche impiccio segreto per quello che la Ferrari non alza la testa. Neanche. Non è sempre vero, però anch'io da tanto penso, perché non è possibile. C'è differenza tra avere intuito ed essere complottista. No, ma anche l'anno scorso c'è delle cose non tornano, troppe cose non quadrano. Ciao Teo. Posso fare così fino a fine live? Dai fastidio. È un porco che vuol fare la risata malefica. Oddio mio. È un porco super cattivo. Allora. Cattivissimo porco. Cattivissimo Maialox. E se lo cuoci male potrebbe essere cattivissimo. Il maleficio porco, dice Albe.
Ragazzi, come passerete questa domenica? Dite a Robertino vostro come passerete questa domenica, voglio sapere tutto. A recuperare l'ora di sonno mancante. No, dai, ormai l'orina si recupera prossimo anno quando mettono quella. Ah, certo. Mai l'orina, non la recuperi più l'orina, Michele. L'unico modo per recuperare l'orina è pisciare dentro al coso, dentro al all'umidificatore. E poi la bevi. Esatto. No. Tecnicamente, se non c'è più acqua, è l'unica speranza di sopravvivere. Hai capito? Stai capendo, Michele? Avevo letto il ragù e fa la carbonara, dico qualcosa non torna. Samupelle, ciao. Sai com'è? Sarebbe da denuncia. Abominio è un cattivo The Hulk. Un giorno vi parlerò The Hulk. Però sai che forse la proverei. Io proverei. Cioè proverei con mia cugina. Ah già, l'ho già fatto. Allora. Come? Niente. Allora. E dopo quello che ho problemi sono io. Datemi un attimo. No, infatti siete tutti e due con problemi. Micheletto, no. Io ti voglio dare un bacetto. No. Adesso vado tutta la live così. Sì. C'è stato il gattino di cui si parlava prima, mi sa. Sono le esalazioni del fumo. Del fumo, dell'alcol. Di questa perché questo è il muletto elettrico, per cui. Ma c'è il sale qua che profuma. Mica, mi allora, viva il gasolio, in Finlandia, però mi pare caro, però, Diego cerca Peru, vedi se riesce a trovarlo, tanto sta Peru è deceso, Peru non esiste più in questo universo, è stato dematerializzato, come si dice, sì. Tipo Thanos quando ha ridotto tutto in polvere, è stato demineralizzato, esatto, è stato ridotto in polvere Peru. Io devo fare un appello, però avete fatto quell'imbucazione, io devo fare l'imbucazione di Alessio, necessita di Alessio, quindi tra talpe, tecnici non sanno fare il loro lavoro, team principal che devono fare l'accessing, vengono, l'ha capita solo Michele, meno male, va. Allora. Ma il bello è che non ho mai visto Lupo Alberto, esatto. Cioè qualche cosina, io imparo le citazioni qua, ecco. Vedevi da un attimo, perché io stamattina mi sono alzato con l'ora legale, quindi. Ma guarda pure io. Ma che è ora legale o una solara? È legale o solara? Legale, credo. No. Quando sono tolto. Vai avanti un pelino. Un pelù. Vado avanti un pelù, aspettate. Troppo. Aspetta, Federica, mo tu me la molli quando io. Blocca il timone. Vai, ho timone di non sapere come si fa. L'avete capito, l'avete capito, ho il timore di non capire come si fa il timone, cioè. Allora, se la devi spiegare non fa ridere. Ah, è legale. Allora l'unica cosa legale è rimasta in Italia. Quante volte l'avete letta su Facebook questa battuta? Allora, vedi, devi partire. Ah, no, beh, uguale. Sì, partita così. Magari se non sfondi la botte, allora. Io faccio sì che non è neanche. Senti, ma voi dovete andare avanti? No. Ti dirò, Michele, quello lì è l'Antonio Carraro che penso di aver usato di più. Ed è quello che mi piace di più. Io se c'è un fiolo chiamo Antonio Carraro. Sì, intanto, Samu ti ha risposto. GD Farm. Sì, stavo leggendo. Bravo, mi piace. Sì, sono un po' assonnato. No, sono strade un po' accorciate, insomma, poi c'è da precisare che ancora pare hanno tolto solo la metrica, quindi non si sa ancora se sono sentiti modificare l'assetto, ora per ora hanno modificato solo e rimosso il sistema di controllo della federazione, ovvero i sistemi di metrica AOM con cui controllavano le oscillazioni del fondo, ora sperando di avere notizie più certe. Le cose, secondo me, comunque io dico che Ferrari rimarrà sempre dove sta. Io intanto vi dico che siamo arrivati a 899 su Robby Mello 81 Extra. Basta un iscritto per arrivare a 900. Ragazzi, uno per arrivare a 900. Chiamate un nonno, un zio, un nipote, un amico, un sorello, zio. Una fratella. Chiamate qualcuno, ragazzi. Dateci sto nuovo iscritto, uno ne manca per il 900, Michele, poi ci sarà go to the millers, mamma mia. Ma sta lavorando sto coso? Sì, perché è entrato lì qua.
Ah, ok, vabbè. Mamma mia, mamma mia. L'ho già detto, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Al massimo potresti allargarlo ancora un pelino. Ora? Poi in mezzo dove rimane lì qua me ne passo io con l'altro, quindi. Ragazzi! Allora. Sì. Secondo me non arrivi a fine campo con lì qua me, niente. Però. Quanto sono larghi i filari, lo sai? Non sono forse 3 metri. E devi venga a caricare, Perché se no sì. Metto la GPS giusta. E prova a mettere 3 metri, vedi se le linee combaciano con i paletti. No, Pedelico, non ho finito. Pedelico, mi è rimasto mezzo pilaro. Pedelico. Vieni qua, cosa vuoi che ti dica? Vieni qua e carichi. Pedelico. Oh, grazie Gippo, allora. Ti sei iscritto Gippo, grazie. Grazie. Grazie Gippo. Ragazzi, se ognuno di voi condividesse il mio canale con uno o due persone, non te dico 10, uno o due persone, ragazze. Voi che siete ragazze. Ragazze. No, qua mi dice sempre 8 e 9, 9. Forse nel frattempo qualcuno per farmi il dispetto ha tolto il live. Mazinga. Sì, Mazinga. Mazinga. Allora. Che me devi vedere rompe il filo fondo. Le chaton de fond de tococon. È Veneto. Allora. No, non credo. Che se Veneto. Non c'è nessun. Nessuna insulta divinità. Esatto. Intanto vado a ricaricare la botte. Aspetta, Fodoroco. Fodoroco, aspetta che. È il cugino giapponese di Federico. Vai. Che passo da sotto. Può vederla. Può vederla. Le dosson arrivede. Potrebbe essere un principio di ictus. Michele, tu sei arrivato. Mica non vedo dove sono arrivato. Ma aiuti. E che vuoi da me? Mica aiutami tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Allora. Se mi sei non coltivato dove sei già. Dove non sei Pedelico, arrivato. Pedelico. Ho idea che Michele ti abbia coltivato. Pedelico. Allora. Sono andato oltre. Pedelico. Fermo. Allora aspetta. Aspetta. Dove sei ora dovrebbe essere quella striscia di basta! Basta! Non ce la faccio più! Non mi sopporto più! Sì, c'è scassato! Poi lascialo andare avanti. Basta! Ma grazie Trebietto, grazie, ciao Ciccio. E grazie Trebietto che mi aiuta, mi sostiene col canaletto. Io oggi andrei da Trebbia e gli cucinerei una carbonara così per ringraziarlo. La carbonara col guanciale. Buona. Ho la pancetta e la panna. Vedremo all'occhio, Michè. Se dico pancetta e panna ti fa questo effetto? Pedelico. Brandy, non gli dico così, che se non lo invoglio ancora di più a presentarsi da te a baciarti. Mamma mia, Brandy vestito da principessina scandinava sarebbe bello, con la barba e. Che schifo. Perché non lo sai che in Scandinavia le donne hanno la barba lunga? Secondo me hai avuto relazione con qualche persona. Io ho conosciuto, sono stato con una ragazza scandinava, aveva la barba, aveva i peli sul petto. Allora. Sai che non ci crede nessuno, Allora. Mamma mia. Soprattutto perché l'immagine sarebbe stato Brandy così, cioè capisci che. Ma sai Brandy che l'ora legale mi rende più molesto? Sai l'ora legale che mi rende molesto? No, sui caffè. Non sono forse 20 ginseng, no. C'è Stefanco. Comunque, ragazzi, quella che dicevo prima era Natasha Stefanenko. E sicuramente molti di voi si ricorderanno, perché se non vi ricordate Natasha un avvertimento: se la state cercando su Google sappiate che vi servono due monitor per quanto è alta, perché con un monitor solo a figura intera non ci sta. Mettete il monitor in verticale, esatto, dovete mettete il monitor in verticale o vi servono due monitor uno sopra l'altro.
Pedelico Pinito Liquama. Mo ti aspetti che arrivo. Pedeli, mo però io mi devo mettere dove sono arrivato, mica tu ti ricorda dove sono arrivato, Michela? Michela, tu ti ricordi dove sono arrivato, Michela? Allora, Michela, io lo vedo dove sono arrivato. Sono arrivato qua, Michela. Adesso mi sono, sì, sono qua, Michela, così. Poi Federico riesce bene a capire dove sono arrivato, Michela. Perché? Una cosa. Vai. Devo... ti dico una cosa. Pare, ho letto ora, che la direttiva sia stata abolita segretamente già da inizio campionato. Quindi i team hanno avuto una combinazione a parte della FIA in cui abrogavano la direttiva, quindi con il controllo delle metriche AOM già da inizio campionato, pare. Quindi poi staremo a vedere gli aggiornamenti. Aspettiamo questo fine settimana e vedremo cosa ci dicono. Ma che vuol dire che la regola è abolita segretamente? Che vuol dire? Vuol dire che hanno mandato un comunicato ai team senza comunicare allora niente. Allora cambia cazzo, non cambia niente. No, te l'ho detto, ma anche avessi, però, non cambiava niente. Tino, come pretendi che io ti carico così? No, era può capire che dove ero rimasto, nell'ultimo... Dove c'è la pianta, Michele? Dove c'è la pianta? Devo ancora passare. No, mi fermo ora io alla prossima striscia, certo. E quella dopo quella dove devi andare tu. Ah, bravo, Michele, bravo. Aspetta che alzo dietro, Mi devi dare un attimo di tempo che devo alzare dietro il coperchio. Devo alzare il coperchio. Ok. Come dire voi in Italia coperchio? Allora. Dio. Era lo sketch di Manzotin quello. Allora. Come dire voi in Italia? Aspetta che tu vuoi esce da fuori. Sì, abbiamo distrutto. Dai, sì, un'altra volta. Passaci sopra. Dai, su, distruggi la botte, dai. Aspetta che tu passi di fuori. Adesso io mi posiziono meglio, Sempre così, voi italiani, sempre con pipino allungato. Allora, vai, metti dentro il tuo pipino. Ok. Metti dentro il tuo pipino pieno di slurry. Vai. No, mi sa che c'è qualche problema. Hanno collegato male le tubature, mi sa. Oddio. Allora. Vieni, chiamo un idraulico. Esce lo slurry dal pipino. Un idraulico era la ragazza di. Chi ha visto mai Austin Powers quando c'era. Vabbè, accanto alla. Non la striscia accanto alla mia, quella è l'altra. Questo, mo? Sì. Okay. Qua. Questa qui, no? A fianco. Oh, mannaggia, stavo sbagliando, Michele. Michele. Non so fin dove eri arrivato, Tricheco. Trichele. Mi stai dando dello questo? No, Trichele. Michele che vale per tre. Allora. Ma non credo, robottino. Questo è tutto liquame dei maiali di Federico Bana. Che cosa ho scritto? Se l'hai acquistato. No, sentiti i maiali? Farm. E come fai a sentirli da qua che siamo dall'altra parte della mappa? No, probabilmente ha fatto il verso. Sì, esatto. Ma okay. Non si sente. Sporcellando. A proposito di sporcellando, ma dov'è Matthew? Matthew questa mattina. Sapete che ogni mattina Matthew c'ha un corso? Stamattina sì, c'è il corso. C'è il corso in chiesa stamattina. Stamattina c'ha il corso su come alzarsi la domenica e andare a fare i corsi. Ah, ecco. Di corsa. Sì. Allora, datemi un attimo, Adesso invece è sul primo sonno. Alessio sta a sognare che sta lì sul letto che sta a fare Le Mans, sto vincendo Le Mans. Hai capito? Quindi... Non c'è la S. Ah, scusa. Io ho già guardato un po' il riassunto dell'anno scorso, delle storie, insomma. Ciao Spinze, buona domenica. Le storie di chi? No, ho guardato una piccola parte del Le Mans storico dell'anno scorso. Ah, ma se io c'avevo la voce adesso, facevo la musica con Le Mans, Sbucci. No.
Ma non lo so, Samupelle, dove le leggete queste notizie. Io non ho nessuna notizia da parte di Giants a riguardo. Ah, qua mi viene in mente il video, che? Quello de Farm Simulator 2008, che è il... Aspetta, che ha detto Federico il banetto? Pronto? Eh? Hai detto, ti viene in mente? I classici video su YouTube, Farm Simulator numero... Sì, ogni tanto è quello vecchio con le mod. Lo metti sulla reshade, è uguale. Plasible Anywhere, Nicola, siti esterni, dimmi Federico. Oppure quei siti clickbait dove ti dicono addio farming, la Giants ha licenziato tutti, sì, per esempio, sì. Faccio vedere. Come ogni tanto so fattibili, come ogni tanto quando ti arrivano quelle notizie, tragedia, è morto Paolo Bonolis, oppure è morto Luca Laurenti, incidente, come la tua ex che ti chiama per una notte di follia. Esatto, so più o meno sono video che hanno la stessa valenza, cosa non si inventano per fare due click, mamma mia. Dov'hai? Chiamo, so, fa manovra, se mi dai un attimo. Non ci chiami, siamo mira. Ti posso chiamare Angioletto del mio cuore? No. Te posso chiamare Diavolina? Così no. Ci accendo il fuoco, no? No. Ieri piuttosto ho visto un post su Instagram di un account che seguo di roba su tedeschi che fanno roba di farming. Ma non ho capito se era il 19 con le reshade o hanno convertito loro qualcosa sul 22, perché non si capisce con le reshade. Ma lo fanno apposta. C'era. C'era un class che trainava la l'imballatrice, quella lì che faceva i pellet dello Straw Harvest. Chi lo sa? Chi lo sa? Ma mi sa che probabilmente l'hanno convertito. Chi ha mangiato la marmellata? Chi lo sa? Sì, perché lo Straw Harvest non se ne è saputo più niente nel 22. No. Quanto me ne possa fregare a me dello Straw Harvest, per me posta. Vabbè, dai, è una roba carina, non lo facevi sempre, però a fine mappa, quando eri pieno di soldi, non sapevi che fare. Compravi tutto. Compravi il capannone, capannone, gru, tutto. Sì. Se vi fa piacere, vi dico che è carino. Ma non ti va mai bene niente, però. Io preferirei sapere dove è finita la trincia della Eston che stava a fare quello sul 19. Quella non se ne è saputo più niente. Quello almeno esisteva sul 19 e aveva convertito. È più probabile che esca lo Straw Harvest di quella roba là. E ha fatto Micheletto col segnaposto? Comunque c'ha ragione Astruso, ci vorrebbe un segnaposto posizionabile. Cioè tipo, io sono arrivato qua, e lo metti giù, capito? Federico, ho finito. Sono in farm, arrivo. Poi mi dici quello che devo fare, eh? Senti, beh, comincio ad intellare. Hai finito totalmente il campo? Sì, ho finito tutto il campo di lavolare. Allora sì, c'è il sommetto, quello... Glamies. Dai Federico, dai un bacino ai nipoti, ha finito di lavorare il campo. Dai un bacino a chi vuoi tu. Di sicuro non lo lo so, pure i modder gostano, Brandy, pure i modder, sì. Il ghostamento. Dai un bacino con la bomboletta. Il ghostamento se vuoi, è se vuoi vengo brutto. Lì con la botte, alzo il tubo e quello che viene giù, Michele, danciami, Michele, danciami. Come la Cubex che c'aveva l'adesivo dietro, se suoni apro. Clover Creek, grande mappa. Tipo, cos'era? Una settimana fa su Instagram ho visto uno dei vari terzisti che seguo, ha messo una storia in cui dalla telecamera della botte c'è dietro un ciclista, no? E fa: peccato che non ho sul ventaglio, se no vedevi. Il ventaglio lo diciamo per chi magari non è affine. Non è quella cosa che usano dei signori quando fanno: oh maronna che call, oh maronna che call. No, il ventaglio è quella cosa dietro alle liquamatrici che fa flong e flong. Liquamatrici, bellissimo. Flong e flong. Che manda, capito? No, quello flong è quell'altro flong. Tipo. Quello lì è quello della prima botte che c'è sul gioco, la farm tech che flong si flong. Muove così in jet. No. Il ventaglio è fisso, fa un archettino dietro. Vabbè, anche l'archettino fa flong e flong.
Allora, non ho ancora capito che cosa è stato coltivato in questo campo. Eh? Questa è l'uvetta. È l'uva? È l'uvina. No, sarà una citazione. Sarà una citazione. I famosi raggi uva, no, Astruso? Si sono i famosi raggi uva. Come sei simpatico. Aspetta che rido. E poi tra l'altro, a proposito di modder che hanno ghostato, che non si sa più niente, ma che fine ha fatto la Cubex di Mirozed? Mirozed è diventato babbo e ha detto che per il momento non voleva sapere più niente di niente. Questo è quello che sapevo io. Peccato, soprattutto i carri, adesso che li uso mi fregava averlo. L'ultima volta che l'ho sentito però a novembre, così. Ma poi ogni tanto lo vedo che compare sui social, poi sparisce. Rimane in tema. No, il bambino che piange. Sì. Ma giustamente il Fender acceso che l'ha potente acceso. Che ti stupisce la cosa? Allora. Michele, ma... Eh? Io non so dove sono passato, la texture ancora non la... la texture ancora non la mettono, quella che... Con quello le devi far tutte le file, cioè, voglio dirti, una volta che sai dove esci... Ma secondo te io capisco dove esco e dove devo rientrare? A parte che è tipico dell'uomo voler rientrare da dove esce, però... Ah, dice Astruso che dal tablet non vedi i filari. Aumenta un po' la qualità, l'egalità. Esatto, la qualità. Ma anche poi la aumenterò la battuta che hai fatto prima. Michele. Oh. Allora. Ma qua mi dice che non devo tutto arato. Vedi, ma che mi perché sta fa? Michele è passato con quello che passa sotto i filari, però noi possiamo lo stesso. Ah, ok. Allora, intanto Trebbia dice. Intanto Trebbia dice, Robby. Hai sentato dei tocchi in giro. Robby, per sminuzzare le barbabietole c'è solo la banana per i telescopici. Vi gusto, vi no, giusto. Innanzitutto quella del gioco base per i caricatori frontali. Quella per i telescopici è una mod sul mod hub, oppure mi sa che esiste un carro, oppure un posizionabile. Comunque c'è qualcosetta, Trebbia, se vai sul mod hub, e scrivi cut allora, kit. Io in partita c'ho quella che ti permette di adattarla a tutto, da pale gommate, caricatori, telescopici. Sì, ma potresti anche mettere il link per Trebbia. Come si chiama? È cut, che ne so, cut. Allora, quella che ho qua io si chiama Fliegel Ruby più, insomma. È su modale. Cut. Se no dovresti cercare il carro, che non mi ricordo qual è, forse un Fliegel. Cut a morte, bravo Albe, così no. Si chiama. Sì, così si chiama, me lo ricordo. No. Ah, Trebbia, questo è un posizionabile. Eccolo, guarda Michele quanto è favorite, grande. Difenda. E gli fa un asino al tramonto. Perché vuoi morire? Bravo, sì, al tramonto, così posso occultare il tuo cadavere senza problemi. Fa laggare, qualsiasi cosa stia a fa, Federino non la fa perché mi stia a fa laggare. Niente, diceva così pure la mia ex. Aspetta che ti dica. E invece il bassista là, era il bassista. Che cosa vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui ti ha partorito. Samuele, allora parlaci di questa direttiva ZY. Ma te ne parlo poco perché te sei contento. Sì. Io trovo da essere scontenti ed essere contenti. Ah, okay. Comunque, vedremo. Ti ho detto che vediamo ora sto fine settimana se ci dicono in diretta su Sky. Boh. Come sempre c'è stata la federazione. Penso può bastare, Michele. No, stavo cercando le cose per Trebbia. Ah, ok. L'unica cosa certa ti posso dire è che questa federazione non è all'altezza della Formula 1. Già detto e ridetto, gestione vergognosa, è cambiato il... è quasi cambiato
possiamo dire che rivogliamo il Gran Premio di Corea e il Gran Premio dell'Indonesia? Sì, sì, ma ascoltami, io credo che ora, oltre ad aggiungere nuovi circuiti, invece di sbandierare questi nuovi annunci per farsi pubblicità, avrebbe da risolvere un po' di problemi interni, come questi. Io dovrei risolvere i miei problemi danni che stanno facendo continuamente. Non mi faccio l'analisi. Per colpa degli aghi. Questi problemi. GD tanto si dissocia, ha detto, quindi non è d'accordo. Bellissimo, il Gran Premio di Corea è durato 2 anni, mi pare. No, ancora meglio il Gran Premio del Vietnam. Bello. Oh, il Gran Premio del Vietnam è tanto amato da Michele. Mamma mia, una delle cose più brutte mai viste dopo. Mamma mia. E ricordiamo per è stato costruito, è stato ritenuto abusivo e la Formula non ci ha mai corso, ricordiamo. Dopo era stato costruito, era stato già tutto costruito e l'hanno reso abusivo, l'hanno dichiarato abusivo. Diamoci conto un po' del... Noi in Italia dovremmo essere commossi dopo tanta... Allora, intanto... Non c'è la 24 ore della mamma? La mamma... Allora... 60 minuti. Allora, non mi fa ridere, Federico, che mi viene su la il pollo. A me ha dato fastidio come un giornalista francese ha accusato un ex Ferrari di essere una alfa senza alcuna prova. Non la posso sopportare la stampa che mette la cogna alle persone così senza uno straccio di prova, dice il nostro JDino. Sì, JD, ma vogliamo dire il perché? Cioè, lo fanno perché sono della Ferrari, perché se l'avessero fatto su un altro team sarebbe scatenato un putiferio, ricordiamo. Cioè, la Ferrari secondo me è proprio crisi nera. Ragazzi, non solo di prestazioni, insomma c'è una crisi dietro e non possiamo averne idea noi. Eravamo tutti così euforicazzi dopo la presentazione. No, insomma c'è una crisi interna già dall'era Binotto che non ce ne rendiamo conto dei danni che sta facendo. Ora vediamo se Vasseur riesce a risolvere almeno qualcosina. Se c'è un film lo chiamo Vasseur. Sì. O va sette. Chi è che sta a morire? Io. Ah, ok. Sei giovane. Tutto normale. C'è tutta una vita davanti. Intanto mi sono fatto prestare un mezzo al nero. Salasso. Tu sai che no, non si fa più quello. Ma era usato per tutto il salasso. Sì, ma non si fa più. Dice tutto, c'ho un po' di mar di testa e un po' di salasso e vai. Anzi, se c'è un film lo chiamo salasso. Ho appena guardato l'interno del John Deere, questo qua, e ho appena notato che questo c'ha il cambio come quello che uso io. Ma in tutto questo vogliamo chiedere a Pelu un riassunto della sua settimana lavorativa in poche parole? Ho paura. Perché fai queste domande? È un riassunto della tua settimana non lavorativa? Siamo in live. Miseria, proprio niente. Non c'è settimana del Kai, insomma. Non c'è proprio niente di non posso commentare. Non posso. Cioè, non troviamo un appiglio dove parlare di te, insomma. Ciao Mattia, che fa pranzo. No. Ragazzi, oggi con sto legale non si capisce niente. Se ha che ora tocca avanzare. Grazie, Trebbia. Valla a sapere, Trebbia, che gli è successo a Pelu sta settimana. Valla a sapere. È meglio se non commento. Valla a sapere. Secondo me ha ricevuto una visita da tre fantasmi, il fantasma del Natale passato, Natale presente e Natale futuro. Salve. Secondo me è successo questo. Grazie. La piantatrice. Ma quindi Peruccio, vabbè, dai, l'importante è che tutto è passato tutto. Peru, stai bene adesso? No. Ok. Guarda, se fossi chiunque altro direi tranquillo, tanto ora ti bacia Roby, però sei tu, per cui non lo dico, perché se no mi risposti in malissitudine. Esatto, io sento dolore dei carciofi. Un attimo da un'infermierina, la vuoi il bacino dall'infermierina? Ragazzi, chi vuole due carciofi fritti? Forse il vicino sta a friggere i carciofi. Sento i carciofi fritti io. Io credo di no, Engib. Io credo che sarebbe giusto l'ora di toglierla del lunedì. No, quando dormi, però, quando stai al lavoro, tipo a mezzogiorno spostate le lancette a l'una e lavori in ora di meno pagata. Poi c'è il problema che quando chiedi indietro da fuori un'ora gratis. No, quando la togli, quando la togli di notte, quando dormo.
No, perché poi chi fa knock? Chi fa un lavoro di notte e ha lavorato ieri, ha fatto la notte questa qui passata, ha guadagnato un'ora in più a gratis praticamente. Sì, il problema è che a ottobre si piglia, fa un'ora. Vabbè, dovrebbe andare. Ma ecco, non dovevano tenerla così e basta. Non si diceva che. Si diceva, ma non si sa se si farà. Ah, ok. Ciao David Warhol, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ottimo, ottimo. Che sei riuscito a installare il Goel Pack, il Goel Pack. Che lo dici come se ti si fosse slogata la mascella? Ora. Così parlo se mi sei slogata la mascella. Allora. Ottimo, ottimo, ottimo. Infatti quando c'è qualcosa che non va, ragazzi, vi consiglio sempre l'assistenza Giants piuttosto che girare i forum, i siti, i gruppi e cose varie. No, ma anche perché la Giants è molto propensa quando avete questi problemi a rinviare i codici. Sì, sì, sì. Tanto non li paga, li rigenerano loro. Quindi. Forse annullano quelli vecchi, esatto. Risalgono a quelli e li annullano e mandano nuovo. C'hanno un bot che fa suono, il bot è generatore di codici. Così, capito? No, non penso faccia così. No, non penso. Vi conquisterò il mondo, stupidi umani. Porca miseria. Quello è il boss di Pero, probabilmente. Ma non te lo direbbe, lo attuerebbe e basta. Allora, Peruccio, parlaci di questo bellissimo Resident Evil 4 Remake che tu sicuramente starai seguendo sul mio canale. Assolutamente fantastico, molto Resident Evil, molto Robinel. Grazie. Molto, molto remake. Te la sei cavata bene. Allora. Come quelli che sotto i video scrivono grande video, punto. Non dicono, non vanno nello specifico, quindi scrivi così e va bene così, capito? Esatto. Come quando le ragazze mi dicevano fuori piove. Se avevo letto un libro e dicevo, ah, che trama, che finale stupendo, e poi basta, non dicevo niente. Andava a cercare su Google cosa trattava. Sempre, e lì ho scoperto. Vado un attimo in bagno. Ma nella vita poi reale. Poi parliamo del libro, eh. Ah, ok. Beh, se stai con una ragazza a parlare, gli dici vado un attimo in bagno, può capire male. Sì, ma io sono qua pentoduto con scritto Peru dove sei e Peru in vocale. Ed è stato circondato. Ma Diego, te sei cosparso di olio idraulico?